Nonostante il campionato sia appena iniziato, la sfida odierna in quel di Cupello può essere annoverata tra quelle di cartello del girone B di prima categoria. Anche se parliamo di una matricola, lo United è da considerarsi a tutti gli effetti una delle compagini meglio attrezzate del raggruppamento, così come il Treville, nobile decaduta ma desiderosa di tornare in altri lidi. Le due sfidanti sono attestate entrambe a quota 4, due lunghezze in meno della capolista Scerni, unica sinora a punteggio pieno. Il valore della truppa guidata da Stefano Di Battista è fuori discussione, ma tanto per scansare ogni dubbio, gli avversari odierni dello United cominciano a mostrare i denti e dopo un paio di giri di lancette dal fischio d'avvio del signor Carchesio di Lanciano provano a far male dalle parti di Cilli, che osserva con apprensione la pennellata di Barone e l'inzuccata ravvicinata dell'avanzato Cianfrone, che va a spegnersi di un niente al lato. Al 19° i gialloverdi vanno a bersaglio con Bussoli, che finalizza nel migliore dei modi una pregevole giocata di Pagano, che dal versante di destra supera Ruzzi e riesce a porgere al collega di reparto un assist davvero irrinunciabile. Perfetta l'intesa tra i due attaccanti, che possono condividere la gioia per il vantaggio. La domenica dello United non sembra nata sotto i migliori auspici e che le cose siano destinate a peggiorare lo si intuisce subito dopo, quando Fiermonte, già ammonito in avvio, è costretto a stendere in aria lo sgusciante Bussoli. Inevitabile per lui il secondo giallo e il rosso che lo manda alla doccia anticipata, ma soprattutto il calcio di rigore assegnato agli ospiti e realizzato poco dopo da Pagano. Il raddoppio del Treville non facilita la gara dei padroni di casa, condizionati anche dalla sopraggiunta inferiorità numerica che in ogni caso non scalfisce le loro certezze. In effetti i rossoblu cercano con insistenza l'affondo dalle parti di Prosini, che osserva con apprensione il piazzato di Scafetta al 35°. 5 minuti dopo lo United si proietta in area ospite con Zara, che sfugge a Cianfrone ma viene steso da Di Rado. Il pallone prosegue però la sua marcia verso l'appostato Mirolli, che infila nel sacco. Il direttore di gara commette nell'occasione una grossa ingenuità, non concedendo il vantaggio ma fischiando invece il calcio di rigore. La cosa sarebbe passata sicuramente in secondo piano se Scafetta dal dischetto avesse assolto al compito assegnato, e invece l'11 rossoblu fallisce clamorosamente il tiro dagli 11 metri, mandando il pallone a spegnersi sul fondo. Mister Di Francesco cerca negli spogliatoi di dare la giusta carica ai suoi, chiamati realisticamente a una sorta di impresa, ma il calcio ci ha abituati a qualsiasi eventualità. La frazione si apre con il tentativo di Scafetta, che suppiazzato dal limite crea qualche grattacapo a Prosini, che poco dopo viene graziato dal neoentrato Pollutri, il quale da buona posizione calcia sull'esterno della rete. Al 15° fischio riceve il rosso per somma di ammonizioni e almeno la parità numerica in campo viene ristabilita. È una scossa sicuramente positiva per la squadra di casa, che comincia a guadagnare metri in avanti e a ridosso della mezz'ora si fa particolarmente incessante, con Zara che nell'occasione suggerisce per l'avanzato De Torre, il quale calcia dal limite trovando la ferma opposizione di Prosini. Gli ospiti rimasti in versione attendista hanno la ghiotta opportunità per chiudere i conti in maniera definitiva quando al 33° Pagano si invola indisturbato verso la porta di Cilli, ma al momento di concretizzare sciupa malamente tra il disappunto dei propri sostenitori. Dal possibile tris che avrebbe archiviato la gara prematuramente, i padroni di casa riescono a riaprire parzialmente i giochi, accorciando le distanze al 37° grazie ad un piazzato da limite di Scafetta che fulmina Prosini, facendosi perdonare per l'errore dal dischetto della prima frazione. Gli ultimi palpitanti minuti di gioco saranno davvero intensi, con il disperato assalto dei cupellesi che non riescono ad ottenere quanto sperato. Al 46°, dopo un brutto fallo di Costantini ai danni di Scafetta, si accende un parapiglia che coinvolge praticamente tutti i calciatori in campo, e a farne le spese a livello di provvedimenti disciplinari è il giallo-verde Primomo, anche lui alla doccia anticipata. Ormai siamo agli sgoccioli, ma gli ospiti riescono a limitare i danni e a portare a casa 3 punti di valore inestimabile. Era l'8 dicembre dell'anno scorso in quel di Fresa Grande in Aria, l'ultima sconfitta dello United Cupello. Oggi è arrivata un'altra, la prima, si spera per voi anche l'ultima di questa stagione in prima categoria. Obiettivamente il primo tempo del Treville è stato impeccabile, altrettanto lo è stato il vostro secondo tempo, però la differenza forse è stato quel calcio di rigore sbagliato che non ha permesso di rimontare. Sì, vabbè, calci di rigore si fanno e si sbagliano, quindi niente, nulla da dire. Io sono contento perché, nonostante la sconfitta, i ragazzi, pur essendo in 10, ci abbiamo giocato in 10 per 70 minuti, anche di più, e quindi abbiamo retto, anzi, non solo abbiamo retto, ma stiamo facendo la partita.
nell'ultimo 15 minuti del secondo tempo l'abbiamo rifatta noi la partita. Quindi, anzi, colgo l'occasione per fare i complimenti all'arbitro, perché difficilmente si incontrano giudici di gara che riconoscono gli errori. Bene, il nostro arbitro ha riconosciuto alla fine del primo tempo di aver sbagliato, ha fatto un errore tecnico, nel senso che non ci ha convalidato quel gol e ci ha dato il calcio a rigore, poi noi l'abbiamo sbagliato. E c'è una bella partita, alla fine c'è una partita maschia, decisa, è successo di tutto di più, abbiamo fatto un'autorete, abbiamo subito un calcio di rigore, l'espulsione, abbiamo avuto un calcio di rigore, loro l'espulsione poi nell'ultimo quarto d'ora, cioè voglio dire, è stata una bella partita. Questa sconfitta però non scalfisce le vostre certezze, insomma ci può stare contro questo Treville? Sì, vabbè, una bella squadra, quadrata, maschia, decisa, messa bene, un bravo tecnico, per cui penso che sarà dura per tutte le squadre come lo è stata per noi. E niente, noi siamo una squadra normale che se ecco, ci applichiamo sul piano mentale, con la costanza degli allenamenti e con la concentrazione possiamo fare qualcosa di positivo, altrimenti saremo nella mediocrità. Stefano Di Battista è il tecnico del Treville, prima stagione per lui su questa panchina dopo aver allenato per lungo e per largo per tutte le squadre della zona frentana e non solo. Quest'anno si riparte dalla prima categoria con questa bella vittoria su un terreno dove quasi nessuno è riuscito a fare punti in passato. Sì, diciamo che è una vittoria sofferta, devo dire un grazie ai ragazzi che hanno saputo soffrire, però devo anche tirarle le orecchie perché non siamo stati bravi a gestire e chiudere la partita in questo senso qua. Abbiamo incontrato una buona squadra, ottima per me, difficilmente le altre squadre riusciranno a fare punti in questo stadio, diciamo. Il Treville quest'anno anche a livello societario si è rinforzato, la squadra com'è? Sì, a livello societario si è rinforzato, diciamo una nuova società, diciamo quelle basi, hanno basi solide, diciamo, e poi settore giovanile ci stiamo organizzando per fare bene. E secondo te siete tra le squadre di prima fascia oppure è un caso il vostro posto in classifica attuale? No, il nostro programma è stato fatto per fare bene in senso di crescere con i ragazzi, che se andiamo a analizzare in mezzo al campo con l'età ho un 81 di vecchia data e il resto giochiamo con i giovani, 90, 92, 93 e qualche 96 pure abbiamo in mezzo al campo.